Marcella Marini, referente regionale per Puglia, Campania e Basilicata del coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia. Dunque, caccia e donne, che binomio è? Come si vive questo sport? È un binomio perfetto. È una passione più che uno sport, perché la caccia comunque fa parte dell'essere umano sin dall'inizio dei tempi. Quindi noi portiamo avanti questa tradizione apportando bellezza, cura e rispetto soprattutto degli animali e della biodiversità in generale, dando alla caccia oggi un'impronta sicuramente diversa rispetto a quella che è stata negli anni, l'impronta che hanno lasciato gli uomini. Quindi noi cerchiamo di abbellire anche il mondo della caccia, come fanno un po' le donne in tutto quello che insomma fanno in generale nella loro vita. Quando vanno a caccia le donne? Questa è una bellissima domanda, perché le esigenze di ognuna sono diverse. Io sono anche mamma e quindi devo dire di no ad alcuni giorni di caccia, perché non so per quanti lo sappiano, però la caccia non è che è aperta sempre o tutti i giorni dell'anno. Personalmente riesco ad andare a caccia la domenica e mio marito è con la bambina, cioè ci alterniamo. Purtroppo è così, essere donne è difficile anche nel mondo della caccia, sappiamo benissimo quali sono le difficoltà, la famiglia, il lavoro, però quando si ha passione si trova il tempo per fare anche questo, perché alla fine è una passione, quindi ce lo dedichiamo, e ci rigeneriamo e poi ritorniamo ad essere mamme, donne, lavoratrici, quindi riusciamo a fare anche questo. Lei che è referente regionale per buona parte del sud Italia, le donne meridionali come vivono l'ambito venatorio? Rispetto al nord ci sono ancora delle differenze numeriche, noi siamo molto, secondo me, più forti perché dobbiamo affrontare quelli che sono i gap culturali del sud, quindi molto spesso dobbiamo affrontare il pensiero della comunità che è avverso alla nostra passione, però non stiamo crescendo. Devo dire la verità, negli ultimi anni Porto d'Armi delle ragazze si stanno moltiplicando. Già noi siamo nati circa 3 anni fa, poco prima del Covid, e quindi sto vedendo che ci sono tante nuove ragazze che si stanno avvicinando. Alcune sono figlie di cacciatori, altri come me no, sono assolutamente appassionate della natura, amano gli animali, perché questo è un mito da sfatare, uguale il cacciatore come nemico della natura, della selvaggina in generale. Noi amiamo l'ambiente naturale, lo viviamo appieno, lo rispettiamo e cerchiamo di dare, come dicevo all'inizio, cura e attenzione a quello che è il mondo della caccia, della natura in generale. Quindi sì, una bella passione che sta aumentando al sud e che ci vede oggi partecipe di un cambiamento, veramente. Dunque le cacciatrici di Federcaccia oggi a Frosolone con la loro presenza, quale messaggio vogliono dare? Vogliamo dare un messaggio di apertura, perché la caccia sta cambiando negli anni, dobbiamo dare un'impronta di bellezza, dobbiamo dare al mondo femminile l'input di avvicinarsi a questa passione, a non vederla come una passione esclusiva degli uomini, ma assolutamente come qualcosa che è anche femminile. Lo può diventare, lo siamo, perché chi ama, chi ha questa predisposizione alla caccia, perché uno lo sente dentro. Quindi di avvicinarsi a noi come coordinamento, come cacciatrici Federcaccia, siamo presenti su tutti i social, quindi possono contattarci e noi faremo di loro parte di questa famiglia, le faremo partecipi e non si sentiranno più sole come magari eravamo noi 15 anni fa, mosche bianche, invece adesso facciamo parte di un gruppo. E ci facciamo spalla, ci facciamo forza e stiamo cercando di costruire anche progetti importanti, quindi il progetto scuola, che è il nostro progetto più importante, portare la filosofia della caccia, l'amore per la biodiversità a partire dalla scuola elementare, quindi partiamo proprio diciamo da quando uno è piccolo, in modo da sfatare il mito della caccia quale passione esclusiva maschile. Thank you.
abbiamo l'artigiano Vitto Aquila da Avigliano in provincia di Potenza con le sue balestre, un coltello tipico della sua zona di provenienza. Ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i gusti. Sì, in effetti ad Avigliano si è sempre fatto il coltello, la balestra aviglianese, che poi non è un coltello, è un pugnale chiudibile, perché la lama è a punta, è a foglia d'ulivo. Si fa addirittura da 400 anni e si continua a fare anche oggi. Però, voglio dire, è un coltello tutto artigianale, è fatto col manico, con il corno di bufalo, le varole in argento e la lama in acciaio o normale o damascato. Questo è i famosi scrocchi, perché c'era l'invito al duello e quindi con lo scrocco si scandivano i momenti prima. Il momento prima. Adesso naturalmente non si fa più, si tiene solo sul tavolo e basta. Che materiali ha impiegato per realizzare i manici delle sue balestre? I manici io li faccio o in corno di bufalo oppure in corno di podolico, quei tori, quelle mucche allo stato brado, che sono quelli più chiari che ho in mano adesso. Poi le varole sono in argento e le finiture sono in similoro. La sua clientela, per esempio, che tipi di materiali richiede? No, è sempre lo stesso. Noi si fa da tanto tempo e vogliono sempre il classico, anche perché il corno resiste secoli, invece il legno magari non resiste tanto, quindi è fatto bene, è fatto per durare. Questo coltello dunque è un vero e proprio oggetto da collezione finalizzato alla mera esposizione. Sì, è solo da collezione, perché è un pugnale, non è che si può usare per fare altro, solo da collezione, sì. Quanto tempo impiega per realizzare un pugnale così? Allora, un pugnale così come questo che ho in mano ci vogliono 3 settimane, sì, ci vuole molto tempo, perché il manico è tutto un pezzo, viene scavato nell'interno, poi viene intarsiato con le foglioline in argento o in oro. E il tempo ci vuole qui per fare questo tipo di balestra. Cari amici, grazie per averci fatto compagnia in questo viaggio in Molise che ci ha portato alla scoperta, alla riscoperta di una tradizione tanto antica, quale è quella di forbici e coltelli frosolonesi e non solo. Bene, noi vi ricordiamo tutti i nostri appuntamenti, infatti potrete seguire questa puntata e tutte le altre in calendario per questa estate molisana sui nostri canali digitali, dunque in Molise e in Abruzzo e ovviamente anche in streaming su tutti i nostri social. Grazie per averci seguito.